Ciao a tutti ragazzi, sto allestendo il campo base prima di una nuova pescata. Stasera dormirò sul comodo. Per uno come me dormire sui ciottoli di una cala è un po' come dormire su una suite di lusso a 5 stelle, quindi per una volta starò comodo, penso di fare una bella dormita. Adesso seleziono un po' l'attrezzatura da portare sullo spot di pesca e iniziamo la pescata. Questa sera voglio fare una cosa diversa dal solito, voglio cercare di scendere su questa lingua di roccia e farci il tramonto. Ora devo trovare il punto migliore per approdare, ma devo assolutamente riuscirci. Forse dall'altra parte. Dai cazzo, ce l'ho fatta, c'è un po' di onda di maestrale, sembrava diventare un pochino più complicata. Mettiamo subito, questa sarebbe l'ancora. Ottimo, sì. Beh, a quanto pare ci siamo. Dai, alla fine ce l'ho fatta, quest'onda di maestrale, pensavo mi cambiasse i programmi, invece ho trovato uno scalino abbastanza agevole qua dietro che mi ha permesso di salire. Questa è una delle cose più assurde che abbia mai fatto tra le mie pescate. L'isolotto è stato conquistato. È una figata assurda essere qui e non vedo l'ora di iniziare a pescare. Stasera l'obiettivo sarà scappottare questo posto. Non importa se esce un barracuda da mezzo chilo o una babosa, devo prenderci un pesce. Ho un po' la fobia che mi si stacchi il kayak dall'ancoraggio, quindi mi vedrete spesso muovermi verso questa direzione o girarmi verso questa direzione. Primo lancio dallo scoglio. Gli abitanti di questa roccia si sentiranno violati. È pieno di granchi che scappano ovunque. Oh, ho preso un pesciotto lanciando di dietro. Sono abbastanza sicuro che sia una cerniotta o una perchia. Lo sapevo che in questo correntone c'era qualcosa. Vediamo un po'. Eccola. Preciso. Beh, lo scoglio è stato scappottato. Piccola cerniotta a gomma, presa dalla parte interna, sul basso fondo, scurissima e bellissima. Adesso la rilascio. Dai, pesce, via. Mi manda in confusione poter pescare a 360 gradi. Non so mai dove lanciare. Se sbaglio a lanciare da una parte anziché dall'altra. Non sono abituato. Sta passando la concorrenza. Mi chiedo cosa si chieda la gente quando vede uno che pesca su uno scoglio in mezzo al mare. Beh, non proprio in mezzo al mare, ma di certo non vicino alla costa. Eccolo, barracuda, eccolo, ho avuto il primo inseguimento, ora provo a anticiparlo. Vediamo se mangia. È seguito fino all'ultimo. No. Sì, era sempre dietro. Ora sono nella sua traiettoria. Questi sono i primi passaggi, non sono ancora molto aggressivi.
un pesciotto sul chilo e mezzo. E infatti se n'è andato. Voglio provare una ventina di minuti a galla a vedere se cambia un po' la situazione, perché i pesci ci sono, ho avuto un altro inseguimento, ma sono un po' svogliati. Non mangiano. Niente da fare, anche il VTD non ha funzionato. Faccio gli ultimi lanci con il finder fino a buio totale, visto che ultimamente stavo fortunato, e poi torno a terra. Basta, 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 mi sto annoiando. Qui i pesci dormono, è inutile insistere. Ci riproverò domattina. Comunque è assurdo come, nonostante sia buio e ventoso, arrivino in faccia delle folate di caldo allucinanti. Sembra di avere un asciugacapelli sempre puntato addosso. Un po' come in Oman, senza pesci dell'Oman. Quest'anno è assurdo. Vediamo se riesco ad arrivare a terra senza battere da nessuna parte. Eccola qua, la roccia. Eccola, preso, salito. Arrivati alla base. Oh vai, vediamo se stamani sarò più fortunato. No! Ottima slamata. Eccolo, 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 eccolo. Eccolo qua. Sotto i piedi, pensavo fosse la roccia. Vieni bellino. Non male, non male. Oh, stamani sono attivi, eh? Ecco che finalmente è stato scappottato lo scoglio con un pesce degno. Non male, dai, che questo sarà un chilo e mezzo scarso. Bene così. Il problema è che non ho spazio dove tenerlo. Eccolo qua. Forse è il caso che metta fine alle sue sofferenze. E vai. Quarto attacco, secondo pesce in canna. Dai, questo è piccolino, eh? Metto di qua. Dai, a te, ti rilascio. Sembra abbia capito che lo stavo rilasciando. No, dall'altra parte, altra parte, sbagliato, sbagliato. Hai sbagliato. Sono un po' confuso. Dai, ce la facciamo. Vai, bene così. Sempre qui, eh. Oh, ripartito. Eccolo, 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 eccolo. Qui, siamo sempre più piccoli. Attacco numero 5. Questa è una matita, eh. No, vabbè, come quell'altro. Un pochino più piccolo. Dai che ce la fai anche te. Bravo, bravo così. Bravo ragazzo. Andato.
Guardate che bravo il kayak che sta da solo senza ancora, ovviamente con la corda, ma senza un'ancora che tocca il fondo, a giusta distanza, fermo, immobile. Bene. Oh! Cacciata di barracuda volante. Vediamo se ci torna. È andato a vedere, eccolo, eccolo dietro, di nuovo dietro. Sta seguendo. Ehi! Un altro rifiuto. Sempre dietro, eh? Quanto sono indecisi. Direi che questa alba sullo scoglio può finire qua, i pesci sembrano tornati in letargo. Alla fine la mattinata sta divertente con diversi attacchi, quindi è un po' compensato il tramonto più moscio. Adesso non smetterò di pescare, farò qualche altro lancio qua intorno, però dal kayak voglio sondare per bene il fondale e capire come sono le profondità qua intorno allo scoglio. Mi dispiace un po' abbandonare questo posto perché mi è proprio piaciuto pescarci. Sicuramente ci tornerò con le giuste condizioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Pescare dal kayak è un'altra cosa. Cerniozzo sul chilo abbondante, tra l'altro ferrato, mentre un tonno mi stava saltando qui a circa 15 metri. Uno spettacolo assurdo, un peccato non avevo la GoPro accesa.